Boxing, got your tongue tied in knots, I see. Viaggio in Molise vi porta a Trivento per una manifestazione di carnevale, la nona edizione della sfilata di carri allegorici allestiti dalle contrade del paese. L'organizzazione dell'associazione culturale teatrale Cheope, che ha voluto proporre ai cittadini di Trivento, ovviamente anche alle altre persone che sono venute in paese, una manifestazione tipica del carnevale con tanta allegria per le strade e con i carri. Noi abbiamo realizzato alcune interviste e vi abbiamo fatto vedere un po' che cosa è accaduto a Trivento. Restate con noi. Rossella Pavone, il presidente dell'associazione culturale teatrale Cheope, nona edizione del Carnevale di Trivento con i carri allegorici delle contrade. Innanzitutto, nuove edizioni sono già un bel risultato. Sì, sicuramente di questo siamo contenti, soprattutto perché essendo un'iniziativa solo per le contrade che appartengono al comune di Trivento, questo crescere di anno in anno di nuove contrade che appunto sentono la necessità e il bisogno di poter portare in paese tanta gioia, tanta allegria in occasione del carnevale, sicuramente ci rallegra e ci soddisfa molto. Ecco, abbiamo detto sono aumentate le contrade, quante sono quest'anno? Quest'anno ne sono 7, non è mai capitato, quindi nelle 8 edizioni precedenti non è mai capitato che ci fosse una partecipazione tale, e sono sicura che sarà un crescendo, quindi anche i prossimi anni vedrà Trivento sfilare tutte le contrade che, come sapete, sono tante qui a Trivento. Ecco, l'organizzazione quando parte sostanzialmente? L'organizzazione parte ai primi di gennaio, però ci siamo resi conto che sicuramente dobbiamo partire prima, quindi già dai primi di dicembre, per dare più tempo, anche perché i carri sono liberi, quindi non possiamo né assegnare un tema, tantomeno dire delle dimensioni del carro come deve essere, quindi lasciamo liberi loro, la loro fantasia di esprimersi, e quindi ci siamo forse resi conto che partendo prima si potrà fare meglio. Ecco, abbiamo dato uno sguardo con le immagini, stiamo vedendo, ma quali sono i temi trattati quest'anno? Dall'Oktoberfest per esempio? Sì, oltre all'Oktoberfest c'è sicuramente i Simpson, che praticamente è un cartone che tutti i bambini conoscono, quindi la gioia dei bambini. Poi ci sono i Puffi, poi ci sono carri che comunque riprendono un poco le trasmissioni televisive tipo Striscia la Notizia e qualche altra trasmissione. Ripeto, il tema era libero, quindi per noi associazione è andato bene quello che hanno realizzato con tanto sforzo e sicuramente nel migliore dei modi. Oltre alla sfilata dei carri allegorici, nel sabato che precede l'ultimo giorno di carnevale, avete organizzato proprio in occasione del carnevale altre iniziative. Sì, sicuramente lunedì ci sarà il carnevale dei bambini, un altro appuntamento che la Cheope ha tutti gli anni proprio per il divertimento dei bambini, che possono avere uno spazio e una festa tutta per loro. E ovviamente chiudiamo con le altre iniziative della Cheope. L'occasione per il Carnevale di Trivento è anche per parlare delle altre manifestazioni che fate per il paese durante l'anno. Sì, sicuramente seguirà a questo la passione. 2 anni non abbiamo potuto organizzarla perché ci sono stati problemi logistici, mentre quest'anno sarà la 10ª edizione anche della passione, poi ci sarà l'infiorata per il Corpus Domini e poi inizieremo le prove per il teatro, visto che l'associazione è oltre che culturale teatrale, quindi abbiamo già fatto in passato molte commedie, principalmente di De Filippo, perché sono le commedie che vengono accolte di più dal pubblico, dalle persone che ci seguono. Quest'anno ne prepareremo un'altra per l'estate. In bocca al lupo, soprattutto con l'arrivo del primo carro della sfilata che stiamo vedendo. Grazie, io vi ringrazio infinitamente e soprattutto ringrazio tutti quelli che hanno fatto i carri e partecipato a questo evento. Grazie, grazie a tutti.
Annalisa Vasile, responsabile del carro della contrada Montelungo. Innanzitutto tanti bambini che ballano e questa è una bella cosa. Sì, perché il carnevale è soprattutto dei bambini, oltre di noi adulti, ma è soprattutto anche dei bambini. Ci sono delle coreografie particolari? In linea di massima sono quelle che si ballano anche nel sociale, adattate dei bambini in base all'età, però sono molto facili da fare, quindi anche gli adulti le possono seguire. Molto contenti, vediamo, dai più piccoli ai più grandi. Sì, perché insieme ai piccoli poi vengono coinvolti anche tutti i genitori e diventa una festa tutti insieme. Quanto avete impiegato per preparare tutto, dalla coreografia anche all'organizzazione? Allora, la coreografie sono state realizzate dalla scuola di ballo Lady Lisa Dance, mentre tutto il lavoro del carro è stato realizzato da tutti i ragazzi del carro, sia di Trivento che di Salcido. Abbiamo dei ragazzi che lo realizzano su carta, dopodiché viene lavorato con il ferro, con la carta pesta e infine viene messo tutto insieme per rendere il massimo. E soprattutto colpisce perché è un carro molto allegro. Sì, ma noi aspettiamo praticamente febbraio, marzo, proprio per scatenarci. E poi ci piace proprio perché ci divertiamo, cioè c'è proprio lo spirito del divertimento. Molinaro è il presidente dell'associazione Genovia di Maiella che ha organizzato il carro del grande ribuffo. Perché? È un modo scherzoso per identificare il grande buffo, ma il nostro intento è quello di divertire i bambini più che altro e anche noi naturalmente che comunque con un mese e mezzo di impegno per preparare il carro, per noi deve essere un divertimento, non un lavoro. E quindi a quanto pare comunque vi siete divertiti molto? Soprattutto noi, e poi speriamo di divertire anche la gente che accorre, i bambini che partecipano comunque con noi sul carro. Voi invece che dite? Divertimento allo stato puro. Gargamella! E birba, birba! Questo è quello che poi i bambini vengono colpiti di più dal carro. Ma noi cerchiamo ogni anno comunque, l'ho detto, di divertire prima di tutto la gente, ma soprattutto anche noi che comunque con impegno prepariamo questo carro ogni anno. Quando ci avete impiegato? All'incirca un mese e mezzo. Calcola che noi siamo tutte persone che lavorano di giorno, quindi l'attività del carro la sera dalle 9, mezzanotte, l'una, quello è il lavoro che possiamo fare. Quindi anche faticosa alla fine, però la soddisfazione dei bambini dà tutto. Ma noi lo facciamo soprattutto con piacere. Al di là di quello che possa essere il costo del carro, comunque lo facciamo con piacere. E questa è l'atmosfera di Trivento, l'atmosfera del carnevale, viaggio in Molise, questa puntata si chiude qui da Trivento, ovviamente può essere rivista sul sito internet www.telemolise.com nella sezione trasmissioni e sul canale tematico Molise Mio.